Allora, Montalcino Eroica, siamo all'interno del Tempio del Brunello, una cosa che già abbiamo visto e conosciuto, però lo rifaremo rivedere un'altra volta, però abbiamo catturato al volo il vicepresidente del Parlamento Europeo e c'è Angela, l'interprete, che ora ci racconterà, anche lui è un uomo che ama la bicicletta. Prego Angela. Robert, you love cycling, so why are you here in Montalcino? To ride bicycle here in Eroica, Montalcino. This time I did it it would be first time for me. And I was before COVID here, so and COVID was not the best times for Eroica, but now Eroica is back in full speed. È la quarta volta che vengo qui, già sono venuta prima del COVID, quello ci ha interrotto purtroppo, ma adesso sono tornata felice di andare in bicicletta. Ecco, ma lui fa, che distanza fa, cioè, nell'Eroica, quella lunga, la corta, la piccola, qual è il suo stato sportivo? How are you prepared? How fit are you? Which route will you ride on Sunday? I'm not in the best fit, so and I will use a so-called your Montalcino famous wine route, Brunello route, which is not the longest one. Infatti non sono proprio in grande forma al momento, quindi farò il percorso Brunello. Ecco, quanto bene ci volete a Bruxelles, l'Italia, e poi Montalcino, la Toscana? So in Brussels, how much do you love Italy and especially Montalcino and Tuscany? Well, I am Latvian actually. I am spending and I grew up in Latvia, in Riga, in capital and in surroundings. We like bicycles very much. We used to have a Roman Svanštejns, who was a professional champion in 2000, Latvian. So and in Brussels I'm working just so, but I like better ride bicycle in Latvia. It's more safe how to say, in better than in Brussels. Quindi io sono lettone, vengo da Riga e amo andare in bicicletta più lì che a Bruxelles, perché sono trapiantata a Bruxelles per lavoro, però ha parlato anche di un campione lettone del 2000, dove lui ama andare in bicicletta. Abbiamo un problema in Italia, che è venuto anche la Presidente von der Leyen, l'alluvione, per cui ora aspettiamo anche l'Europa che sia di aiuto e ci faccia così un attimo di situazione positiva per rimettere a posto quel territorio importante. Von der Leyen came to Italy as well following the recent flooding in the Emilia-Romagna region. We hope that Europe will give us a hand in getting those regions back into shape. Yeah, we have in Europe so-called solidarity fund, and that would be money we'll take for support of this province, which, well, it's always solidarity in Europe. Well, and I think in both ladies, von der Leyen and before Giorgia Meloni, who came here, actually, she is also a leader of my European political family, actually. So they both were here, and not here, but a bit north from you, to see all this damage done and to support local people's communities. In Europa c'è il Fondo della Solidarietà e sicuramente verranno impegnati dei fondi per aiutare le regioni alluvionate. Ha fatto riferimento a Giorgia Meloni, che fa parte del suo stesso gruppo politico, okay. E loro due hanno visitato l'Emilia-Romagna insieme e sicuramente ci saranno aiuti per i danni. È una bellissima esperienza essere vicepresidente dell'Europa, o è faticoso? Is it a good experience being good. Vice president, or is it very tiring? It's good, but it's as I'm joking, I have to work for the same salary but much more. But salary is not small. I'm not saying that it's bad, but work is much more than you are just a deputy of the European Parliament. È molto più faticoso fare vicepresidente e cioè il salario rimane lo stesso, ma il lavoro è molto di più, però è molto bello. Ultima domanda. Noi italiani a volte siamo un po' disattenti, un po' cattivelli e ci tirate le orecchie, però siamo simpatici e ci volete bene. Sometimes the Italians are a little bit not so attentive to detail, and you in Europe you have to give us a little bit of a shake up, but you still love the Italians. No, well, I love Italy for many years, so, and since I'm in politics, so also many years.
And well, I visited almost all provinces of Italy, I think, on one or other reason, official or unofficial. And it's good that Italians are one of the key nations in Europe. So, and it's, Europe is okay. Sometimes it's too bureaucratic, but it's okay. Sì, a volte l'Europa è un po' troppo burocratico, però l'Italia è una nazione importante per l'Europa ed è favoloso. Ha visitato quasi tutte le regioni dell'Italia sia per lavoro che per divertimento e lui sta bene qua. Ti si vuole molto bene noi italiani, a te vicepresidente. We love you. We love you. And, buona gara, buona gara. Enjoy the race tomorrow. Okay, thank you very much. Pleasure. Bye bye. Daniela, grazie. Daniela, grazie.